mica 9. Amiche e amici, ben ritrovati sul canale 80. Oggi ci troviamo in strada panoramica adriatica numero 9, nei pressi della Baia Flaminia, e vi vorremmo far conoscere un negozio che si chiama Frutta Più, dove troveremo frutta, verdura di qualità, ma anche prodotti trasformati. Venite, perché vi vogliamo far conoscere una realtà molto interessante. Sapore d'estate a Pesaro lo troverai, da Frutta Più, il posto perfetto per te. E finalmente siamo qui con la regina di tutte queste questa frutta, verdura, tutti questi trasformati, siamo con Anila. Ma noi vorremmo sapere qualcosa di più sul suo percorso e di come è arrivata a Pesaro. Buongiorno Anila. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa troviamo quando entriamo a Frutta Più? Frutta Più trovate una varia di prodotti trasformati da me e da mio marito, siamo in due, e trasformiamo ogni cosa. La merce ci arriva tutte le mattine, le insalate, i cetrioli, le zucchine, qualsiasi cosa, le insalate li trasformiamo in porzioni piccoline, sia da consumare qua da noi, che ci sono i tavoli, che da portare a casa. Anila, raccontami un po', perché so che vieni da Fabriano, quindi come è nato questo quest'idea di far nascere un'attività di trasformazione a Fabriano e poi di portarla a Pesaro? Quest'idea è stata che io all'inizio ho aperto un frutta e verdura, poi ogni giorno vedevo che c'erano delle richieste, la gente mi chiedeva: ma non ce l'hai le verdure pulite? L'ho visto che l'esigenza delle persone era nel preparato, di trovare tutto pronto. Allora ho cominciato a preparare i minestroni, il mio primo piatto, poi le insalate, e poi pian piano tutta la frutta tagliata, le verdure pulite, tantissime cose, che sono più di 20 insalate preparate. E poi 8 anni fa mi è venuta la voglia di cucinare sempre per le persone, che ho visto la richiesta. Però con gli anni ho deciso di trasferirmi al mare, a Pesaro, perché essendo qui una città di cultura, ho detto che questi preparati faranno tanto comodo anche a portarli al mare, a consumarli qua o a consumarli fuori. Sì, perché hai detto bene, le esigenze delle famiglie sono cambiate, le persone hanno sempre meno tempo di cucinare, però così potremo mantenere le tradizioni e possiamo mantenere sempre quei piatti che fanno parte della nostra cultura gastronomica, e con qualcuno che le prepara con amore. Quali sono i tuoi piatti forti, quelli che magari le persone quando vengono qui possono richiedere? Sì, i nostri piatti forti che chiedono moltissimo è la parmigiana di melanzane, che io li griglio uno per uno, faccio il pomodoro io, mozzarella e parmigiano, e poi al forno. È molto semplice, però è piaciuta tutti gli anni che lo faccio, è stata la mia cosa più bella che ho fatto. Poi ci sono tante polpette di pollo, zucchine, pomodoro, fatto sempre da noi. E poi l'insalata russa, che veramente piace, sia vegana che vegetariana, che è col pesce, col tonno, piace moltissimo. Amici telespettatori, guardate dove siamo. Siamo dietro al bancone con tutto questo ben di Dio che Anila ha riportato da Fabriano. Ricordiamo che le Marche sono una regione molto variegata, molto ricca dal punto di vista enogastronomico, però anche magari un po' settoriale, quindi non sempre quello che si produce a Fabriano o nel centro della nostra regione arriva anche fino a noi. Quindi chiediamo ad Anila che cosa ci ha riportato. Allora, da Fabriano, io ho vissuto 30 anni a Fabriano, ho lasciato il cuore, anche se sono andata via per motivi di lavoro. Comunque ho portato con me tanti prodotti: la pasta di Fabriano, che è una cottura a bronzo, un grano 100% italiano, l'ho voluto proprio, voglio farlo conoscere a tutti, a Pesaro, ai turisti, perché è una pasta che merita, veramente buona. La birra di Giovanna Merloni, che ce ne sono veramente tanti tanti tipi di birra, qui ce ne abbiamo solo due. Abbiamo il salame di Fabriano, che è un prodotto DOC, è un po' introvabile, o lo devi andare a prendere a Fabriano, questo ce lo dovrei avere solo io come negozio. Poi il ciauscolo è il salame normale. Poi ci sta il vino Verdicchio di Matelica, che è un vino riserva molto buono.
ce ne abbiamo tre tipi di questa cantina. E l'ultimo, questa è una cosa che ho imparato a fare a Fabriano, è la crescia sfogliata, che a Pesaro si chiama lo strudel di mele. Quindi una ricetta dolce, possiamo svelare cosa c'è dentro? Sì, dentro ci stanno le mele, mele fresche, la cannella, l'uvetta, i noci e i pinoli. Anilla, ma tutte queste cose si possono solamente acquistare oppure magari qualcuno ha la necessità anche di portarlo a casa, di portarlo al mare oppure di mangiarlo subito qui? Allora, questi prodotti si possono benissimo portare a casa come anche consumare tutto qua da me, sia la birra, il vino, la pasta lo cuocio tutti i giorni col pesto, il ragù, con le verdure, il salame, posso fare panini, tanti panini, se no anche tanti tagliere pieni di verdura, salami, come abbiamo anche gli aperitivi con il piatto tradizionale con le verdure che cucino io e gli affettati. Anilla, la parola tagliere infatti mi fa venire in mente subito aperitivo. È possibile fare un aperitivo qui da te? Sì, sì, certo. Si può prenotare all'ultimo come anche su prenotazione se ci sono in tanti. Si può fare sia l'aperitivo vegano, vegetariano e quello tradizionale. Il vegano c'è solo le verdure che faccio io, non sottoli, nulla di fuori, tutte le cose che cuocio io a vapore. La stessa cosa anche il vegetariano, ci sono compresi dei formaggi che sono qui della zona di Pesaro. Quello tradizionale è fatto sia con le verdure che preparo io che con i salami di Fabriano e il prosciutto del ciauscolo che non può mancare. Vieni a gustare l'estate. Amici da dietro il bancone, siamo passati alle cucine e potete ammirare qua una creazione di Anilla. Perché dovete sapere che Anilla ha delle origini balcaniche, principalmente viene dall'Albania. Allora, lei ha voluto portare le ricette della sua famiglia e ovviamente del suo cuore anche qui a Frutta Più. Vogliamo sapere da lei che cosa ha riportato e che cosa possiamo noi venire ad assaggiare preparato da Anilla proprio per i nostri aperitivi balcanici. Dici un po' allora... Cioè faccio tutti i piatti tradizionali comunque italiani, però una piccola parte l'ho voluto portare, come il burek fatto in tanti modi, che è una pasta sfoglia con dentro delle verdure tipo con i spinaci, ricotta e uova, con cipolle e carne, che poi si trovano quasi tutti i giorni preparati da noi, ma su prenotazione ancora di più. Si trovano le ciofte, che sono delle polpette di carne molto speziate. E poi il tzatziki, che è un po' greco, però per accompagnare le polpette lo trovate sempre. Quindi mi viene spontanea un'altra domanda: dove prendi tutti gli ingredienti? Riesci a trovare tutto qua? Sì, trovo tante cose qua, frutta e verdura, locali, la carne, lo trovo qui da un ingrosso per i nostri negozi, ma tutta roba locale, i formaggi sono selezionati, tutta roba nostrana. Le uova me li forniscono lo stessi loro, la frutta e la verdura arriva da Fanno, ma è roba italiana qui in giro. Quindi abbiamo, diciamo, prodotti territoriali, locali, sicuramente di stagione, che poi possono essere trasformati con queste ricette sia italiane della tradizione che della tradizione albanese. Sì. Siamo molto curiosi di mostrarvi e di farvi venire qua ad assaggiare le ricette tipiche dell'Albania. Sì, sì, sì. Trovano tutte le ricette, sia quelle italiane, marchigiane e quelle albanesi. Con aperitivi e taglieri di alta qualità, sapore in estate a Pesaro. E adesso ci siamo accomodate. Avete visto qua, c'è una piccola rappresentanza dei prodotti che sono trasformati, quindi lavorati dai prodotti freschi, perfettamente, diciamo, su tutte le norme, le regole, invasettate e etichettate con Frutta Più. E poi ovviamente questo è un piatto che ci fa vedere Anilla di tutto quello che può essere assaggiato. Però noi vorremmo sapere qualcosa di più ancora su tutti questi prodotti e quando li possiamo venire a degustare. Quali sono gli orari di apertura e chiusura del negozio?
Sì, siamo aperti molto presto, dalle 7:30 alle 1:30, poi il pomeriggio dalle 16:30 alle 20, con gli orari molto comodi per chi vuole andare a lavorare, può prendere dei nostri prodotti a portarli al lavoro o al mare. E poi sabato orario continuato e domenica dalle 8 alle 1:30. Quindi amici, come avete capito, a parte una breve pausa pranzo, il negozio è aperto tutti i giorni, addirittura il sabato orario continuato, domenica mattina. Prendete nota del numero di telefono qualora aveste la necessità di fare delle ordinazioni per dei quantitativi particolari e mi raccomando, venite a visitare e ad assaggiare i prodotti a frutta più. Noi vi salutiamo e do la parola a Danila per questo saluto e questo invito finale. Sì. E allora venite, vi dico solo di venire a assaggiare questi prodotti che sono fatti tutti da me, come la marmellata di cipolle di Tropea, le melanzane sott'olio, il ragù fatto da noi, è tutto pastorizzato, chiuso ermeticamente, ha una durata di 2 anni, che poi qui da noi trovate anche i primi con i sughi nostri, le zucchine sott'olio e la giardiniera fatto da noi, che fa parte dell'antipasto tradizionale. Non ve ne pentirete, vi aspettiamo da Frutta Più di Anila. Da Frutta Più la qualità è assicurata. E se vuoi festeggiare con gusto e bontà, gli aperitivi con taglieri ti lasceranno senza fiato. Frutta Più, il gusto che fa stare bene, con aperitivi e taglieri di alta qualità.